successo della mappa dei dropper, ho pensato, riuscirò a fare una mappa parkour come Dio comanda? E questa ovviamente è una cimmia super elegante. Premessa, so che questa mappa l'ha fatta anche Ale, infatti me l'ha consigliata anche lui. Però vi dirò una cosa, siccome sono io la nabba della situazione, sarà molto più divertente vederla da me. E soprattutto, come vi ho detto, voglio vedere se dopo tanto tempo finalmente sono migliorato un po' anch'io nel parkour. Altra cosa, sembra che la barra sia in creativa, ma come potete vedere sono in avventura. Vedete che non mi fa rompere i blocchi? Beh, io direi che si può partire. Dobbiamo buttarci qua. Sembra una mappa comunque fighissima. E via! Da noob a vincitrice? Lui è super noob, scommetto. Lui è noobissimo proprio. Ah, siamo noi praticamente i nabbi della situazione. Ok. Si può partire... Pensavo ci fosse un timer, probabilmente ci sarà anche. Ah, eccolo, eccolo, vedete, l'ho chiamato. Sfida, dice buona fortuna. Ok, grazie. Allora, immagino che dobbiamo saltare qua, perfetto. Voglio provare a fare tutto un parkour liscio come di Fale, perché se vi ricordate, non molto tempo fa ci siamo scambiati i canali e lui ha fatto un parkour nel mio canale, che era un video che ho editato io. E io ho notato che proprio lui va super 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 liscissimo nei parkour. Dobbiamo andare di qua, quindi salto. Ok, ci sono arrivata, ce l'ho fatta. E vi stavo dicendo, siccome lui va super liscio, voglio vedere se riesco a fare anch'io un po' come fa lui, perché devo dire era super soddisfacente da guardare. Però ovviamente ci vuole tempo e pazienza e dedizione. Aia, e sono morta. E ci vuole la costanza. Sono morta di nuovo. Di qua, di qua, di qua. Qui, qui in alto, qua su. Ok, dai che ci siamo. Slime. Olè. Oddio, le liane. Ah! Infatti io le odio, queste le odio. Che poi non sono liane, come cavolo si chiamano? Quale? Ecco le ninfee. 1, 2, 3, 4. Oh, ce l'ho fatta. 1, 2. Perché non ho saltato? Perché? Momenti di panico qui sul canale di Checkarli. Di qua. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Salto, salto. Olè, ce l'ho fatta. Devo rifarlo, ok. Salto di qua e di qua. Devo fare un doppio salto? Che figo. Oh mio Dio, ma raga, è bellissimo questo parkour. Lo sto adorando. Ok, immagino di qua, poi qui e poi qua su. E si va dritti, super spediti. Oh, però dovete ammettere che... No, vabbè, a parte adesso. Dovete ammettere che rispetto alle primissime volte, non so se ci sono persone nuove qui nel canale, ma quelli vecchi sicuramente si ricordano di come facevo i parkour io all'inizio ed ero un disastro. Dovete ammettere che un pelo di miglioramento c'è. E adesso acqua. Di qua, su e qui. Livello 5, in quanto tempo? 3 minuti. Ale mi sa che abbia fatto 15 minuti, possibile? Vabbè, io non mi chiamo Ale e quindi forse sarò un po' più lenta di lui, non ve lo so dire, lo scopriremo solo vivendo. Clicca qua. Ma che figo, un'altalena! Livello 6? Non so quanti livelli sono, non ne ho la più pallida idea. Figo! Oh, stavo per cadere. E invece no, di qua... Super di qua, di qua, di qua e qui. Altro slime, ecco, gli slime io li adoro quando sono così grandi perché... Ah, ok, perché sicuramente li riesci a prendere tutti, quando invece c'è solamente un blocchettino di slime e devi entrare lì, è difficilissimo. Allora, di qua, sì. Aia, sono caduta. Mi fa salire super di qua, è la strada giusta? Sto iniziando un po' a confondermi. E qua dice di nuovo giù? Ma sarà... Ah, ok, livello 8, castello vecchio. Sarà la strada giusta? Proviamo di qua. Sì, ok. E... Oh, ok. Siamo tornati all'inizio. Ha senso? Ha veramente senso tutto ciò? Non l'abbiamo già fatto questo pezzo? Mi sento persa. No, che non l'abbiamo fatto. No, 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 qua ancora non ci sono passata. Di nuovo, qui in alto.
Ok, dovrò uscire da qui, suppongo. Oddio, si è aperto, che, che paura. Ok. Oh ragazzi, comunque guardate che a parte quel pezzo dove mi sono un attimo bloccata, sto andando abbastanza liscia. Ma che sta facendo? Guarda che mi costruisce la strada, ma che figata. Signore, mi No, no, allora, questa io non me l'aspettavo, eh. E allora, questo non era in programma. Ma cosa è successo? Signore, la prego, mi costruisca la strada. Adesso la facciamo molto velocemente, così non me la può distruggere. Ok, e adesso di qua. 1, 2, 3. Ottimo, livello 10. Devo saltare lì e poi andare dove? Non ho capito. Ah, semplicemente qua. Ok, d'accordo. Ma quanto sono belle queste animazioni dei ponti che scendono, che salgono. E qua? Ah, devo saltare di nuovo. Ok, grande. Super di qua. E entriamo in questa deliziosissima casetta. Ah, sono morta proprio. Mannaggia. Ma sono morta o no? Sono morta? Non ho capito. No, ho semplicemente raggiunto l'obiettivo. Perché mi sento così ubriaca mentre faccio questa mappa? Non capisco nulla. Ok, di qua. Sul cactus e qua. Grande. Allora sì, l'avevo passata quella zona. Non so perché ero convinta di no. Ok, livello 12. Di qua, di qua. Clicca qui. Figo. Ragazzi, ho appena preso la corda, ma è bellissimo. Devo andare giù. Ok, non mi piacciono. Oh, cos'è successo? No, cos'è successo, raga, scusate. Io sono andata semplicemente giù. Ah, che figo. Wow. Ok, non avevo capito nulla. E poi devo saltare di qua. E così si torna. No, vabbè, ma che figata, bellissima sta mappa. La sto adorando. Anche perché è abbastanza scorrevole, quindi direi una delle mie mappe preferite al momento, ok, saltiamo sui cocomeri. È una cosa super irrealistica sta cosa dei cocomeri. Come cavolo dovrebbe fare uno saltare su un'anguria? Qual è la differenza tra cocomero e anguria? Di qua, su. E qua a destra? Ah, ok. Sulle librerie. Sulle foglie. E poi devo proseguire da qua? Sì, mi sa di sì. Di qua. Di qua. Devo prendere lo slime, ci arrivo. No. Sapevo io che non ci sarei arrivata, mannaggia loro. Mannaggissima. Oh. Devo prendermi, sa, un po' più di rincorsa. Quindi... Oh, ok, ce l'ho fatta. Cos'è successo? Allora... Basta tutti questi sensori, fate silenzio. Uno slime qua. Aia. Ma oh, ma... Ok, calma e sangue freddo. Carly, calma e sangue freddo. Stavamo andando così tanto tanto bene. Che è successo? Mi sono distratta. Un classico, insomma. Ok. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta a livello 15. Ok, immagino correre di qua, sopra di qua, no. Sarei curiosissima di sapere a che punto siamo della mappa. Ok, di qua, di qua e di qua. Perché mi sa che ormai, non dico che siamo alla fine, però... Salto qua, di qua. Siamo per strada. Abbiamo lo speed boost. Olè! Era necessario questo boost? Sarà stato super necessario. Allora, qua bisogna andare sopra il barbecue. È davvero un barbecue questo. Sull'albero come cimia. E poi bisognerà scendere qui. E si entra in questa casa, allora. Al piano superiore. No, di nuovo. 1, 2, ok. Easy, easy, ragazzi. Easissima. Ok, qua su, sulle foglie. Ragazzi, ammettiamolo tutti, sono diventata pro nel parkour! Per la primissima volta è un parkour abbastanza liscio questo, stranamente troppo liscio. Che cosa è successo in questi giorni? Evidentemente ho bevuto davvero questo magico elisir che
Mi fa andare bene nel dropper, nel parkour, sempre con un po' di nabbanza, perché non è che siamo proprio super super pro. L'elitra, oddio, non so se me la so gestire. E infatti sono già troppo bassa, mi sa, ok. No, allora, voi l'avete visto che io l'ho fatto bene. Forse devo farlo in F5, viene meglio. Scusate le barre nere, ma mi dimentico sempre di sistemare questa questione. 2, 3. Ok, ce l'abbiamo fatta, bastava mettersi in F5. Adesso si va di qua. Immagino che se tocco l'acqua si crepa. Ok. Finito! Non ci credo! Ragazzi, ho fatto 13 minuti! Ci ho messo meno tempo di Ale? Sapete che mi sa, forse, Ale mi aveva detto che ci aveva impiegato 15 minuti. Io ce ne ho messi 13. Andiamo a vedere un attimo nel suo video quanto veramente ci ha impiegato. Vediamo quanto ci ha impiegato lui. Ci ho messo 9 minuti e 39. Però c'eravamo quasi, c'eravamo quasi, ragazzi. Anche se speravo internamente di aver battuto Ale, invece no. Ancora una volta il pro del parkour è sempre lui. Comunque, ragazzi, spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi sono divertita tantissimo, anche perché mi mancava tantissimo fare i parkour. E ora che sono un po' più, mi viene da dire, snodata tra virgolette, è molto più piacevole farli. Da Carly e da Cimmia, super elegante è tutto. Noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!